could have suspected that neither would care for the idea too much. What are you guys doing to me? Shut up. Ammazza, ammazza che donna che c'hai. Hai visto? C'hai un po'? E qui? E qui sto pieno. No, sei pieno di donne. E credo li conosciamo talmente bene che Verdone credo abbia un contratto già fatto con Leone, mi sembra. Sergio Leone. E quello della Smorfia ora credo sia impegnato in una cosa. Il Moretti ha fatto i suoi film e se li fa anche da sé, oltretutto. Quindi sono tutti visti e presi a volo, diciamo così. E qual è il regista attore al quale spetta questo premio? Carlo Verdone. Carlo Verdone. Ricordandomi degli insegnamenti di Sergio Leone, io non dovevo dare minimamente l'idea di uno che non aveva le idee chiare. Perché non c'è niente di peggio di un regista che non ha le idee chiare con 18 attori in scena. È come l'equipaggio di una nave che si ribella al comandante, perché poi sentono mai. Sì, ma io infatti ho un carattere un po' malinconico, un po' depresso se vogliamo. Purtroppo è così. Adesso cosa hai in cantiere? Sto preparando un film che si chiama Compagni di scuola. È la storia di un gruppo di ex alunni che si ritrova dopo tanti anni per celebrare la maturità classica e si trovano a passare una nottata insieme in una villa e ne succederanno di cotte, di crude, di comiche, di drammatiche. Di perdonati, insomma. Insomma, di cose vere, ecco, della realtà. L'idea di Compagni di scuola nasce dopo aver preso parte a una rimpatriata di veri compagni di scuola. Rimasi molto colpito da questa rimpatriata, perché ognuno di loro cercava di ripetere atteggiamenti, comportamenti che erano consoni all'epoca del liceo, che però adesso che eravamo grandi e grossi era veramente fuori luogo. Fabio, se fa uno sforzo sorridi. Fermi tutti! Alzate le mani contro il muro! Che? Non tentate nessuna reazione! Questa è una roba... È uno scherzo! Sono i giardulli! Fermi, un amico, è uno scherzo! Ma guarda... Ma chi sono sti domatti? Ma vi volete levare, Cristo! A giardulli, se sempre il solito stronzo! A giardulli, ma quanti anni hai? Questa scena degenerò. Lo zimbello della classe, come gli si tirava il cancellino a 18 anni, fu preso a petti di pollo addosso, pezzi d'abbacchio. Bravi in par de palle, bravi. Cioè, fu una cosa veramente da miserabili, che dopo aver visto il film di Kasdan, mi venne in mente, che era Il grande freddo, mi venne in mente che effettivamente era un tema che si poteva sviluppare in un film e sarebbe venuto fuori chiaramente una commedia, certo, divertente, ma che non poteva fare a meno dei momenti di amarezza e anche momenti cupi. Barbagallo Sabatino! Assente! Assente ingiustificato! Ma guardate che è morto! Barbagallo è morto! Ma lei che è morto? Ma sì, è morto 3 anni fa di leucemia. Puzzava da vivo! Figuriamoci che c'è dentro qua a bara! Buona questa! Comunicai l'idea a Mario Cecchi Gori e disse: ma quanti so personaggi? 6-7. Gli dissi: no, sono 18. 18 attori, che troiaio. E dico: ma... e tu quando è che fa ride? Aspetta, facci andare avanti. Silenzio! No, più di naso, te la sei scordata. Aspetta un attimo, attore vero dovrebbe essere uno di gusto per tutto ciò che riguarda dalla stesura alla sceneggiatura all'arredamento, avere l'orecchio per la musica, per un'infinità di qualità, insomma. Tutto bene? Delicatissimi. Che c'è? Ti senti male? No, non riesco a fare il respiro lungo, è una cosa nervosa, distonia neurovegetativa. Ah, mi dispiace. Dopo tanti mesi arrivò la prima stesura di Compagni di scuola. Erano 210 pagine, quindi un film molto lungo. Io lo portai
Mario, ecco, ti ho portato il copione di compagni di scuola. Lui lo prese, lo alzò, lo lasciò, boom! E dal rumore disse, l'è troppo lungo. Mario era veramente bravo nel giudicare una sceneggiatura e nel darci delle dritte e delle direttive precise, utili per il film. Smise gli occhiali, c'ha la sigara in bocca, sfogliare le pagine e disse, l'è troppo verboso, parlate sempre. Mi guardò male e mi disse, ti aspetto domani alle 4, lo leggo oggi. Va bene, però leggilo con un po' di entusiasmo. Non mi rispose, gli cadde la cenere addosso, non mi rispose. E non è un ragazzo di spirito, non è mai stato spirito. Ma che è whisky? E cavolo, ho preso un ansiolitico, mi si triplica l'effetto, ma vuoi vedere in coma, vuoi vedere? Il giorno dopo arriva alle 4, la segretaria mi dice, il dottore la sta aspettando. Entro, oh, prende il copione, ma lo lancia così. Pah! Tutto il copione che praticamente si scompagge, tutte le pagine a destra e a sinistra, sono 210 pagine. Io rimango come un cretino. Perché? Perché l'è verboso, prenderemo schiaffi da tutti. Comincia a raccogliere pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, tutto un copione, tutte le pagine sparse per la stanza. A un certo punto gli dovetti far pena perché lui si alzò, il corculone si abbassò a lui, cioè 14, 15 ieni, 34, 35 ieni. Mi disse, io te lo fo fare, me ne abischerata. Perché tu non ci sei mai, ci sono tutti gli altri, non si capisce nulla, ma che vuol dire con questo film? Dica Mario, questo è un film corale come si facevano all'epoca della Grande Commedia, ma tu hai bisogno di far ridere, porca miseria, ingrassa mi faceva, perché se non sei grosso, non piace a me. Che stronzi! Oh, ma lo sai chi è quello? Valenzani, eh? Sì, è diventato pure sottosegretario. Ma va. Compagni di scuola, la telefonata di Carlo mi dice, guarda Massimo, questo è in realtà l'antagonista vero del film, il coprotagonista insieme a me, però ti troverai in una situazione in cui tutti fanno ridere tranne te. Anzi, io ribadisco di essere conforme alla volontà della maggioranza. L'onorevole Valenzani, una merda, una vera merda. Cioè, le cose esistono, bisogna dirle, no? Un politico cocainomane e là già anticipai un problema che è quello della cocaina nella politica. Io all'inizio l'ho presa come una sfida, ma ti assicuro la sofferenza fu enorme mentre giravo il film, perché veramente tutti in qualche maniera facevano sorridere, mentre il mio mostro che si chiama Valenzani, l'onorevole Valenzani, io ancora vado in giro, c'è gente per strada e mi dice, ah Valenzani, cioè ancora sono chiamato Valenzani. Faccio un gran bel cast perché tutti gli attori mi hanno dato delle grandi soddisfazioni. E, innanzitutto scelgo uno che non ha mai fatto l'attore, Angelo Bernabucci, nella parte del macellaio arricchito. Sul film faccio il macellaio. A me manco mi piace la carne. No. Vendeva, non so se libri, enciclopedie, cose varie, eccetera. Ma che è? Come che? Enzi Roni, tra i più famosi, pubblicato su tutti i cataloghi. Ma c'è il cine viola. Questo se ti attacchi in ufficio, c'è uno scatto, da così a così. Oh, ma mi sta a coglionare? Io c'ho un centro carni. Se mi attacco questo, farà reclami della carne guasta. L'ho incontrato praticamente qua, in zona Piazza Farnese. Una piazzetta qui adiacente alle spalle di Via Giulia, degli amici meccanici. Parlava spesso da Roma, parlava spesso... Mi faceva ridere questo personaggio che incontravo spesso al bar. C'ho una parte per te su misura. C'è tutta, senti? Che ne so, io non so manco che è una macchina da presa. Fu molto bravo Bernabucci, molto sciolto, ma fui bravo anche io perché era il suo primo film, non aveva mai fatto l'attore. Inizialmente mi faceva girare tutti i totali, no? Che è più facile. I primi piani a me mi teneva dopo, quando il primo piano tu capisci, stai così. La battuta che gli misi io mi venne in mente quando Fabio Traversa, entrò come secondo arrivato, perché il primo è Bernabucci, che guarda la casa e guarda la casa di una che c'ha i soldi. Poi come secondo arriva Fabio Traversa, che arriva di midino, e lui non lo riconosce perché ha perso tutti i capelli, eccetera. Dice, ma tu chi sei? Fabris, ma che mi sta a piar per culo? Sono un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono Fabris, primo banco a destra. Ma non ci provare, tu ci hai avuto un crollo.
L'ottavo grado della Scala Mercalli, però. Lui arrivava con un mazzo di fiori, che era veramente molto scrauso. Mazzetto di fiori, va. E lì gli fa, come prima cosa, ma come ti sei ridotto? Ma che gli porti poi? Ma che so? Per la signora. Grazie. Mandare a rubare questi fiori su una tomba. Non vedi quanto sono brutti. Io aggiungevo sempre qualcosa sulle battute, no? Cercavo di farle più cariche, più carine. Specialmente su Fabris, su Fabio Traversa. Guardate com'eri, guardate come sei. Ma pari tu zio. E basta, ho capito, Invece era solo guarda come dice, pari tu zio, ci ho messo io. Non me lo sarei mai aspettato, insomma, che un personaggio tutto sommato molto piccolo, perché dopo 15 minuti all'inizio del film scompare. Scusi, signore, scusi, Villa Scialoia, questa qua? Ma vaffanculo, te e Villa Scialoia. Oh, ma chi te conosce? Ma che sei scemo? E invece rimane così impresso, insomma, ancora adesso, insomma, vengo fermato, salutato a distanza come a Fabris. E tu? Sei? Mi ha chiamato per dirmi, Carlo, io non ne posso più, mi dicono tutti quanti, ah Fabris, ma come ti sei ridotto? Io non posso girare per strada, mi ricordo che era diventato un grosso problema. Io non sono nessuno, nessuno. A un certo punto la Giorgi mi disse, ah perché io non posso fare la parte della Brilli? E gli dissi, no, più giusta la Brilli per la cosa. La situazione, povero uomo, eravamo 19 attori, credo, 19, che non è proprio facilissimo da gestire. Cristian mi dice, senti, ma io non posso fare la parte dei benvenuti. Ma dico, no, è più giusto che fai il cialtrone. Ma chi è? Santo Lamazza. Santo Lamazza. E che gli è successo? Incidente d'auto, un'ecatombe, ma non le leggete i giornali. Ha perso la moglie, due figli, la madre. Anche il cane, che era come un altro figlio. È rimasto un tronco umano. No, no, non mi fate vedere i tronchi umani, scusate. Compagni di scuola è un film che nacque la sera prima, per me il personaggio. Mia moglie mi dette l'input su come atteggiarmi e su come parlare, perché c'era un suo parente a quale lei voleva molto bene, che ci aveva detto, non puoi, non mi fare in questo modo, no? Lino, adesso entriamo, stai tranquillo. No, non ti onore paura, ci sono i tuoi amici. Ci sono i tuoi amici. Tra l'altro c'avevo anche gli apparecchi dell'ortodonzia in bocca con gli elasticini, gli dissi, Carlo, io sono così, mi vuoi così, se no io non me li tolgo, Perfetto, mi disse. Il patata, te lo ricordi il patata? Patata, patata. Beh, scusate però, no. Mi ha lasciato una striscia di rumache, Alessandro Benvenuti, che fece un'ottima performance in Un finto invalido, mettendo un'agitazione, una cupezza in tutti quanti. Atina mi fece piacere perché rivoluzionò il suo personaggio andando a vincere praticamente un Davide di Donatello come attrice non protagonista, e non era dei più belli il suo nella scrittura. È un'immagine che non ti appartiene più, accettati Lino, accettati. Ma come facevo a saperlo? Federica, purtroppo è la drammatizzazione speculare del confronto passato e presente, è un tipico. Come? Devo farlo, te lo do. No, con tanti tanti complimenti, così sei commossa un po'. Sì, sono commossa, anche perché sinceramente non credevo di prenderlo io questo premio. Devo dire però che lo prendo, credo che mi abbiano votato, anche in rappresentanza di tutti gli attori di questo film. Bello, cattivo, intelligente, divertente, dove tutti quanti avevano dei personaggi meravigliosi, proprio cinico. Beh, Compagni di scuola penso che sia forse il film più bello che ha fatto Carlo, insieme a Borotalco, insieme anche forse a quest'ultimo, ma Compagni di scuola è un bel film, Grande Freddo di Vigna Clara. Tutto bene? Delicatissimo. Però è bello perché è vero, andammo a una riunione di ex alunni ed era proprio così. Ci vogliono gli attributi anche per fare quello, io ho accettato sempre di fare questi personaggi perché bisogna avere un po' di coraggio e un po' di incoscienza nell'accettare queste cose, perché se no fai sempre i buoni. Alleluia, che voglio essere, ragazzi. So sparire 400.000 lire. Pure a voi, so sparire 400.000 lire. Come sparite? Quando c'è la scena di Christian che lo accusano di aver preso i soldi, no? Allora si mette con le mani alzate addosso alla porta e poi si dice, avanti, forza, perquisitemi! Ci penso io. Alza, andare, sai, lo faccio da solo. Fai da solo, fai.
Solo che abbiamo fatto le prove prima e non si è tirato giù, faceva finta la mossa, fingeva di tirarsi giù i pantaloni. Si apre e si tira giù i pantaloni e noi tutti vediamo questo orribile tanga leopardato. Lui si vergognava di farci vedere questa roba che è terribile. Durante le prove non lo faceva, quando l'abbiamo visto veramente, ma ci siamo fermati mezz'ora perché a me mi erano prese le convulsioni. Ma che siete matti? Qua c'è un ospite, ma che sospensorio? Christian in quel film fu fantastico perché interpretava il ruolo di un cantante fallito che ogni volta si cambiava un nome per riciclarsi in qualche modo, per apparire moderno. E ti ricordi Ciardulli? Mike Foster? No. Brando, Tony Brando. Brando? È lucidissimo. Sì, ma a un certo punto va a chiedere al politico Ghini un favore. Tony Brando, che ti serve? Come stai messo, Varai? Dove vuole promuovere questo disco. Dice, ma io non conosco quello che hai fatto. Ma come? È stato in classifica perfino in Giappone. Ho vinto il Samurai d'Argento. Colon, colon, mi fanno diventare pazzi. Tu e Colon, ripeti giù. Te la ricordi adesso? Dici Tokyo, Samurai d'Argento. È chiaro che è una cazzata che racconta Christian, è ovvio. Con Christian intanto gli facevamo gli scherzi perché la mattina arrivavamo guardandolo. E se tu lo guardi fisso in un punto, come se gli guardassi una macchia o qualcosa... Guardai così e poi lui diceva, che c'è? No, niente. No, come stai a guardare? Cioè, questo era il gioco continuo. Ho sbagliato festa. Ho sbagliato villa. Infatti mi coincideva tutto, il cancello, il chiosco, il vialetto, solo che quando sono entrato mi ha preso un colpo perché ho visto 200 teste bianche, tutti vecchi, quei rughe in faccia, mi sono detto, ammazza come ci siamo ridotti. Io. Molto fine. Sì, veramente di classe. Poi dovevo fregarmi... un mazzo dei fiori per poi portarlo alla festa vera. Ricordo che girai quella scena con un colpo della strega terribile, non potevo camminare. Mi ricordo ero pieno di Voltaren, con la cintura gibot. Un male. Ma cos'ha, mal di schiena? Sì, un accenno di artrosi, però... Allora, buon divertimento. Grazie. Mario Cecchigori gli fece levare una coppia fantastica di un prete che era e di una ninfomane che si ritrovavano dopo anni, lui prete e lei ancora ninfomane. Porco lurido maiale! No! Fermo! Ha avuto anche scontro, perché no, con alcuni registi in tanti anni di produzione. Poi Mario un pochino così era democristiano, aveva dice no, questo qui è meglio lascia perdere, insomma c'aveva un po' queste pudori, chiamiamoli così. Ma credo di essere rimasto sempre amico e essere sempre andato d'accordo, perché gli interessi non sono di vari canti, anzi. Vieni, eccolo qua, compagni di scuola, io dico che vale la pena vederlo. Parliamo della prima proiezione alla quale assiste Mario Cecchigori. Mario Cecchigori entra con la moglie, col sigaro, all'epoca si poteva fumare, quindi si vedeva un uomo davanti che mandava delle nuvole di fumo a vedere il film. Io dico, mamma mia, dico, speriamo bene. Non è perché io sia amico tuo, ma me ne ha parlato molto bene il produttore tuo. Era Vittorio Gori. Alla domani. Mario Cecchigori. Alla domani. Finisce. Lui non fa niente, rimane fermo con i titoli di coda, si accendono le luci, Cecchigori rimane sempre davanti, fermo, e non si volta. Ho detto, Dio mio, questo mi ammazza. Ma a un certo punto fa, perché era grosso, s'alza, viene di verso di me con aria un po' così, col sopracciglio alzato, e fa, tu mi freghi sempre perché li giri meglio di come li scrivi, l'è buono. A me l'ho incontrato piacere. L'altro giorno mi ha detto, Carlo l'ha fatto proprio un bel film, è buono. Questo è il ciacco originale di Compagni di Scuola, perché io li conservo tutti. Eccolo qua. Uno dei migliori, sicuramente. E se ritroviamo di nuovo a Chiu... Vuole il processo del lunedì, che Dio te la mandi buona. E tira, e tira, e tira, il mondo è un tiro in porta, e c'è chi già la mira,
e c'è chi gli va storta e tira e tira e tira, il mondo è un tiratardi e c'è chi c'ha una lira e c'è chi c'ha i miliardi. Tira balon bambero, tira balon bambero, tira balon bambero. Mazza che figo, questo è Giabulani. Sì, è sì. Il famoso pallone dei mondiali del Sudafrica. Sì, sì, è proprio quello. Che figo. Mano dalla ingresso. Dove? Popcorn e pallone. Ma va. Gagliardo, no? Mannaggia. Bello. Ma senti, ma dicono che sia leggero, che cambia traiettoria, vero? Un po'... Sì, non è come quelli de cuoio che te facevi male, capito? Però insomma un po' più pesante. Questo è leggerino, capito? Pasticchetta, robetta leggera, tipo il Super Santos, il Super Tele, ti ricordi? Ammazza voglia. 140 Scusa, grammi. Posso provare? Sì, come in no? Infatti è proprio ammazza, sa bene niente. Questo secondo me se ti arriva in faccia manca te fa male. Guarda, così. Guarda, sa benda proprio, sì, sì, va bento, sì, guarda. Sì. Ci mancherebbe che. Prego, non capisco, mi dica, dica pure, sia di. Senta, dica pure, ma è sicuro che ce l'ha proprio con me. Buonasera. Il campionato, come sappiamo, ha lasciato il passo ad una nazionale azzurra proiettata verso i mondiali dell'86 dopo la cocente eliminazione europea. Senti Teres, tu so che devi fare una bella sorpresa ai nostri sportivi, sì, che seguono il processo del lunedì. Qual è? Senz'altro, la sorpresa soprattutto per i romanisti, perché mi è stato riferito che dopo che Pruzzo segnò quel magnifico gol alla Juventus di rovesciata, che lui dichiarò che gli era venuto così, che tutto sommato non si allenava mai a queste cose, era un caso. Ma in realtà io sono rimasto un po' male a questo e io vorrei, questa volta attraverso la moviola, cioè attraverso delle riprese che abbiamo fatto in Don Camillo, che come sai ha giocato nel film e ha fatto un gol sì, splendido che non vedete stasera, ma nel film, vorrei far vedere questo pezzo che è stato montato dal genio d'Avviso, dove si vede che in realtà Don Camillo ha allenato Pruzzo a quel tiro. Quindi se volete provare ad andare... Il nostro regista in serra... Mettete già anche la musica eroica. Sì. Ecco. Come vedete, il primo è andato fuori. Mettetegli... Ecco, un po' di disappunto. Facciamone un'altra. Questa la... Non sono tutte montate. Anche il secondo va fuori. Adesso ci riprova, è un po' titubante, ma dice che questi tiri non gli piacciono tanto. Non gli piace dare le schienate per terra. E ha dato 20 schienate perlomeno. Adesso la mira è un po' più perfetta, ma no, il palo di nuovo. E non riesce a centrare. E altre schienate per terra. E finalmente comincia a beccare. Ma non era un gol bello come quello che c'è sul film. Quindi gli dico di riprovare, ne ha fatti altri due. No, non sono mica finiti, perché ne ha dovuti fare molti, l'allenamento è continuato finché non gli veniva proprio perfetto. Questo a palo filipalo è bellissimo, ma è ancora più bello quello che c'è sul film. Questo è anche così così, più possibile filopalo gli è stato chiesto. Qua, guardate questo che bello. Avevo la schiena rotta quella sera, però penso che poi, dopo aver fatto tutti questi tiri che erano perlomeno, sono stati 24, vedrete alla fine di questa sequenza come gli è andato bene quel tiro lì alla Juventus. In tutto sommato Don Camillo dovrebbe essere un po' ringraziato per questo allenamento forzato che fece quel giorno. È stato molto bravo, simpatico Pruzzo e devo dire ha messo molto entusiasmo e divertimento nel fare questo, partecipare a questa partita che è stata, ecco guardatelo qua, più o meno la stessa cosa, vedi, guarda, passaggio, si è ricordato di come doveva fare, è proprio in quell'angolo lì. Però bello, bello proprio, eh? Questo è bellissimo. C'è. Non ci metto, ho preso su eBay la pellicola originale di Milano Odia, la polizia non può sparare, guarda. Vedi, questo esce l'inseguimento, guarda. Ma io non vedo niente, ma come no? Vedi, c'è la macchina che esplode. No, devi andare sotto. Vedi la macchina, vedi la fiammata? No. Come no? Ti stritolo! T'apro come una gozza! Ti spalmo come anduia! Maiale! Mollusco! Martello! Mazza!
Senti, alla città con la M, che ci ha messo? Milano. Ah, ciccio, non barà, guarda che Milano ancora deve essere scoperta. Senti, bello, se potete che noi calabrese Milano l'abbiamo costruita. Ah, l'avete costruita? E allora io gli do fuoco. Io due volte più di te. Specchio, specchio. Tre quarti della palazzina tua. Battiti contro specchio. Oh. E sti due vanno a collegio. E che meglio, così non ci rompono più i coglioni, oh. A proposito, ma era tanto sta? Ma sta da te, Elena. Da me? Da quando? Alzai, mettete la fa a spesa. Mi fai comprare due mele? Sì, e due banane. Cantami, o oh diva, l'ira funesta del fedile Achille. Cantami. Omero! Riconosco la voce del prode re, dimmi, o Priamo. Dici sempre che canti diva e non la canti mai. Uno dei due. Omero!